La rivoluzione industriale arriverà e arriverà anche in Irpinia, come arriverà in tutti i luoghi del mondo. Cerchiamo di capirla, studiarla, culturalmente di entrarci dentro, piuttosto che fare finta che sia un problema che non esiste, perché avrà un impatto sulle vite di tutti noi, perché non può essere anche un motore di sviluppo. La rivoluzione della robotica e i cambiamenti prodotti dalle macchine nella società, nei rapporti umani, nei processi industriali, gli effetti sull'occupazione, la necessità di adeguare la formazione superiore. Di questo si è discusso al liceo Imbriani in occasione della presentazione del volume I robot e noi, edito da Il Mulino e scritto da Maria Chiara Carrozza, scienziata, docente di bioingegneria industriale, ex ministro dell'istruzione e della ricerca. Tra i relatori, oltre all'autrice, Luigi Fiorentino, presidente del Centro Studi Guido D'Orso, organizzatore dell'incontro, Ida Grella, dirigente scolastico, Stella Naddei, preside dell'Imbriani, Giuseppe Bruno, presidente di Confindustria Avellino. La quarta rivoluzione industriale è già in atto, tocca alla società, alle istituzioni, al mondo del lavoro adeguarsi per esaltarne gli effetti positivi e limitarne quelli negativi. Gli economisti non concordano su veramente quale sarà l'impatto numerico sui posti di lavoro. Certamente in una fase transitoria il rischio che vengano cancellati i posti di lavoro potenziale c'è, perché rendendo automatici alcuni processi probabilmente il numero di persone in quei processi diminuirà, però è anche vero che si aprono altre opportunità per un territorio come può essere quello dell'Irpinia. Può essere interessante, invece di scappare pensare che la meccatronica, la robotica, l'intelligenza artificiale sono le nostre nemiche, magari invece farne un punto di forza per rilanciare una nuova industria dei servizi. Perché qui, insomma, la vera sfida è fare il robot per i servizi, quindi per il consumatore, non per le persone esperte, e capire che questo può essere un nuovo filone in cui terre operose o in cui ci sono soggetti anche pubblici e privati che vogliono investire ne fanno un punto di forza. Carrozza, deputato uscente del PD, parla anche delle imminenti elezioni, escludendo un suo impegno diretto e auspicando che la campagna elettorale, più che sulle promesse, sia centrata su proposte concrete e realizzabili. È un avvio di campagna elettorale che secondo me è un po' troppo sulle grandi promesse e poco sul concreto. E quindi sta anche un po' ai cittadini, che mi rendo conto che si sentono un po' frastornati, pretendere che ci sia un messaggio più concreto. Oggi, con il fact checking, con altri strumenti, si può anche verificare se la qualità delle promesse poi è fattibile o realizzabile.